Oilà, salve a tutti. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di due libri che sono diventati in qualche modo il simbolo della Beat Generation. Parliamo di Sulla strada, di Kerouac, scritto negli anni 50, qui ho questa versione, ce ne sono, e voilà, ce ne sono molti tipi di versione. E poi parliamo di Jukebox all'idrogeno, Allen Ginsberg, un altro, un poeta, Allen Ginsberg. Cos'è la Beat Generation? Non c'è il tempo di parlare della Beat Generation. Diciamo un movimento letterario, ma non solo letterario, degli anni 50, della seconda metà degli anni 50, che vede in Kerouac e in Ginsberg alcuni dei principali protagonisti. San Francisco è un po' il centro da dove è partito questo. I romanzi scritti da Kerouac, che ormai sono conosciuti, sulla strada la conoscono milioni di persone, sono romanzi che veramente prendono, perché raccontano qualcosa di diverso, sono nuovi rispetto ai romanzi che si facevano prima. Romanzi, c'è la parola, non so se possiamo chiamare romanzo. Io questa volta vi leggo soltanto un pezzo di Sulla strada e poi un altro pezzettino di un altro autore, cioè di Ginsberg. A metà di questo lungo viaggio che i protagonisti fanno lungo in America, con una macchina scassata se ne vanno, vivendo esperienze di molti tipi. Le ragazze scesero e noi ci avviamo verso la nostra grande serata, spingendo ancora una volta la macchina giù per la strada. «Ui, ci parte!» gridò Dean. E saltammo sul sedile posteriore e sferragliammo verso la piccola Harlem in Folsom Street. Saltammo fuori nella notte calda, selvaggia, sentendo un indiavolato sax tenore che faceva ululare il suo strumento dall'altra parte della strada. In questo modo, ia, 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 mentre le mani battevano a tempo e la gente urlava, dai, dai, dai. Dean si era già messo a correre attraverso la strada col pollice per aria, urlando, suona amico, suona. Un gruppo di negri con l'abito del sabato sera si scalmanavano davanti all'ingresso. Era una sala col pavimento coperto di segatura e un piccolo palco per l'orchestra, sul quale i suonatori stavano ammucchiati col cappello in capo, suonando sopra le teste della gente, un luogo fantastico. Ogni tanto pazze donne sfasciate andavano in giro in accappatoio, nei vicoli si sentiva uno sbattacchiare di bottiglie. Nel retro del locale, in un corridoio oscuro, dietro i gabinetti insozzati, decine di uomini e di donne stavano appoggiati al muro, bevendo e sputando alle stelle, vino e whisky. Il sax tenore col cappello stava suonando sull'onda di un meraviglioso, soddisfacente motivo improvvisato. Una frase ripetuta che si alzava e ricadeva e andava da ia fino a un più indevolato idilia, e imperversava al suono della cascata scrosciante della batteria incrinata, martellata da un grosso negro brutale dal collo taurino, cui non importava un corno di niente, fuorché di castigare i suoi logori tamburi. Crack, ratatabum, crack! Scrosciar di musica col sax tenore, che era in stato di grazia, e tutti lo sapevano. Dean si stava afferrando la testa tra la folla, ed era una folla di pazzi. Stavano tutti a incitare il sassofonista con urli e stranonar d'occhi perché tenesse dura e continuasse. E lui si sollevava sulle ginocchia, si abbassava di nuovo col suo strumento, lanciando alto in un chiaro grido sopra il furore. Una negra ossuta altissima dondolava le sue ossa contro la bocca del sassofono di lui ed egli lo spingeva verso di lei, eccetera. Questo è un piccolo brano di questo libro, che è veramente un libro di formazione, diciamo, un libro che ha spaccato quello che stava succedendo nel mondo letterario degli Stati Uniti. Insieme a I Sotterranei, che non ho con me, ho letto e probabilmente non mi hanno più restituito quelli ai quali l'ho prestato, un bellissimo libro. Qui c'è altrettanto famoso Ginsberg, che in questo libro, Jukebox all'idrogeno, ha scritto, ha raccolto tutta una serie di sue poesie, tra le quali la famosissima Urlo, di cui io vi leggo soltanto poche righe.
Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa. Hipster dal capo d'angelo brucianti per l'antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte. Che miserie, stracci e occhi infossati stavano su imbottiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte a acqua fredda galleggiando sulle cime delle città contemplando jazz. Che si squarciavano cervelli al cielo sotto le elevated e vedevano angeli maomettani illuminati, barcollanti su tetti di casermente, che passavano per le università con freddi occhi radiosi allucinati di Arkansas e tragedia alla luce di Blake tra gli eruditi della guerra, che venivano espulsi dalle accademie come pazzi e per aver pubblicato odio scene sulle finestre del teschio, che si accucciavano in mutande in stanze non sbarbate, bruciando denaro nella spezzatura e ascoltando il terrore attraverso il muro. È molto lungo questo urlo di Allen Ginsberg, che ha rotto la tradizione della poesia americana, molto, molto, molto conformista. Questi due libri sono meravigliosi, sono due libri che ti fanno entrare in questo nuovo modo di considerare la letteratura e la poesia. Ha scritto anche delle poesie di natura diversa. Qui ho proprio perso il ve lo trovo, ragazzi. Pagina 283, avevo un segno che se n'è andato, ma cosa c'entra? A Lindsay. Vaken Lindsay era un poeta americano morto suicidio molti anni prima di quando è stata scritta questa poesia. Questa poesia è stata scritta nel 58 e Ginsberg ha scritto questa poesia per lui. Vaken, le stelle sono spente, l'ombra è caduta sulla strada del Colorado. Una macchina arranca lentamente nella pianura, nella luce fioca la radio urla il suo jazz. Il venditore affranto accende un'altra sigaretta. In un'altra città, 27 anni fa, vedo la tua ombra sulla parete. Stai seduto in bretelle sul letto. L'ombra della mano ti solleva una pistola alla testa, la tua ombra precipita a terra. Questa è una licenza poetica, come dicono nelle note del libro, perché Lindsay non si era ucciso in questo modo, si era ucciso in un altro modo, però lui lo ricorda in questo modo. Ecco, non voglio jukebox d'oggi, non è possibile raccontarlo, sono tante poesie, queste due edizioni sono vecchie, questa è molto molto vecchia, questa è un po' meno, Kerouac è di moltissimi anni fa. E sono due libri che sono un po' i caposaldi della Beat Generation americana. Io vi consiglio di leggere Soprattutto sulla strada, un libro meraviglioso, e Kerouac anche, se volete addentrarvi in questo grande gruppo di letterati, insomma di poesia. C'è l'ultima cosa che vi dico, Fernanda Pivano è stata la traduttrice, è colei che ha introdotto non soltanto questi autori, e gran parte della letteratura americana moderna della Beat Generation l'ha introdotta in Italia, mantenendo la tradizione degli intellettuali che, per esempio, dopo la guerra, Cesare Pavese ed altri avevano introdotto altri poeti americani, scrittori e poeti americani nella nostra cultura italiana. Dobbiamo proprio ringraziare queste persone che ci hanno fatto entrare dentro. Quindi ricapitolo, però è soltanto un esempio. Kerouac sulla strada, Allen Ginsberg, jukebox all'idrogeno. La poesia più famosa appunto è Urlo. Io credo che Urlo lo si possa trovare anche in internet volendo cercarlo. Buona lettura.